Come ogni anno, il 25 settembre comincia la novena a San Francesco d'Assisi, quest'anno però con delle variazioni a causa del Covid-19. Il parroco Don Carlo Pisani ci espone il programma di ciò che si svolgerà in questi giorni. Il 25 settembre, come ogni anno, iniziamo il novenario in preparazione alla festa liturgica di San Francesco d'Assisi nella chiesa a lui dedicata qui nella nostra città, dove da secoli è venerato, in questo luogo dove i suoi figli hanno dimorato per diversi secoli. Quest'anno, come tutte le feste, anche San Francesco ovviamente avrà una forma diversa, concentrata più sull'aspetto liturgico sacramentale, sugli aspetti della preghiera. In questo anno particolarmente ci sono due eventi che segneranno il novenario: l'attesa della pubblicazione dell'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, che sarà proprio pubblicata il 3 ottobre prossimo, vigilia della festa di San Francesco, durante una visita privata del Santo Padre ad Assisi. L'altro momento importante che la Chiesa italiana, che Assisi e che in parte anche noi condivideremo, sarà la beatificazione del giovane Carlo Acutis proprio ad Assisi, il prossimo 10 ottobre. Parteciperemo come comunità di Agropoli a questo evento, ma ci prepareremo ancora prima con due momenti che vivremo qui nella nostra chiesa di San Francesco: il giorno 28, con una veglia di preghiera sulle tracce del giovane Carlo Acutis, che tanto sentiva la devozione verso Francesco, ma soprattutto verso l'Eucaristia, tanto da definirla la mia autostrada per il cielo. Il secondo momento, invece, il giorno 2 ottobre, con la presentazione del libro scritto dal nostro concittadino Vito Rizzo, una biografia spirituale di Carlo Acutis, l'apostolo dei Millennials. Un momento, un ulteriore momento per conoscere ed apprezzare questa figura straordinaria di giovane che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il cuore di tantissimi credenti in ogni parte del mondo, nella freschezza della sua giovinezza ormai consegnata all'eternità, consegnata a Dio. Carlo ci ricorda la grandezza della fede cristiana, ci ricorda la bellezza della spiritualità francescana, una sfida oggi a noi adulti, ma anche ai giovani, a vivere questa proposta coraggiosa che il giovane Carlo Acutis, come secoli prima il giovane Francesco, hanno avuto l'audacia di abbracciare. Allora vi attendo insieme con tutta la comunità il giorno 25 settembre alle ore 18 per pregare insieme e prepararci alla festa di Francesco, di San Francesco. Accompagneremo con la nostra preghiera anche il Santo Padre e la Chiesa intera, e vogliamo rinnovare il nostro affidamento, l'affidamento del nostro paese, di cui è protettore, all'intercessione, del Santo di Assisi.